Io voto Giorgia perché finalmente posso votare senza dover tornare a casa. E risparmio pure soldi nel biglietto. Solo se sei uno studente, se invece sei un lavoratore fuori sede, se ti sei trasferito per motivi di cura o se vivi fuori dall'Unione Europea, devi tornare a casa per votare. Si poteva fare? Giorgia ha detto no. Io voto Giorgia perché credo in chi lavora e in uno Stato amico dei professionisti e degli imprenditori. Giorgia, spiegalo agli imprenditori che aspettano i decreti attuativi di Transizione 5.0. O spiegagli a tutti quegli imprenditori che lavorano nell'indotto dell'ex Ilva o di Stellantis. Io voto Giorgia perché abbiamo aumentato la pensione. Peccato che l'inflazione è aumentata di più, il potere di acquisto per gli anziani è diminuito. Inoltre è aumentata l'età di accesso per l'APE sociale e l'opzione donna. Io voto Giorgia perché ha aumentato i fondi per la sanità. In realtà Giorgia, tutti i governi hanno aumentato il valore assoluto, la cifra. Il tuo è quello che ha il rapporto più basso in relazione al PIL. E continua l'esodo dei medici, la mancanza di infermieri. Non avete preso le risorse del MES sanitario che avrebbero fatto investimenti su strutture personali e abbiamo la fuga dalla sanità pubblica, con i cittadini che sono in lista d'attesa per aspettare le cure. Questa è la realtà. Io voto Giorgia perché non si è dimenticata di noi. Peccato che Giorgia Meloni ha dimenticato di trovare le risorse per i caregiver, organizzare lo smart working per i lavoratori fragili, finanziare gli interventi per abbattere le barriere architettoniche e soprattutto ha tagliato 350 milioni dalle pensioni già bassissime per le persone con disabilità. Io voto Giorgia perché ha protetto il mio posto di lavoro. Ma come fai a dire che difendi il lavoro se ti sei sottratta ad un dibattito costruttivo sul salario minimo? Cosa che ti hanno chiesto centinaia di migliaia di famiglie. Io voto Giorgia perché ha aiutato noi mamme a conciliare famiglia e lavoro. Famiglia e lavoro. Sarebbe così se non fossero stati rivisti al ribasso tutti gli obiettivi PNRR sulla costruzione di nuove asili nido. Insomma, la Presidente Meloni ha girato un video dal punto di vista professionale straordinario dove dice le cose che ha fatto. In realtà solo una cosa ha fatto propaganda. E questo video lo dimostra, un racconto di cose mai avvenuto, di problemi mai risolto, buono ancora una volta a ingannare gli elettori. Esattamente il contrario di ciò che vi proponiamo noi, una cosa, la politica fatta sul serio.